Salve a tutti ragazzi, sono Mr. X e visto che nei video precedenti avevamo parlato della saga di Total War, perché allora non mostrarvi Napoleon Total War, l'Imperial Edition, seguito di Empire Total War, Napoleon Total War praticamente vede come protagonista Napoleone stesso, come dice già dal titolo, e diciamo, dobbiamo praticamente gestire una battaglia contro Napoleone o Napoleone stesso che dovrà sottomettere gli altri popoli, insomma, in modo tale da far diventare la Francia come una grande potenza economica. Epoche, salteranno fuori delle epiche battaglie anche navali, insomma, un capitolo sempre in fase di miglioramento. Perché Napoleon Total War, oltre ad avere, diciamo, una grafica molto migliorata e molto avanzata, disponiamo anche di una, come vedete in questa versione qua, di un'elite di 15 unità, appunto l'Imperial Edition, sempre per quanto riguarda Napoleone stesso. Praticamente il periodo di Napoleone ha caratterizzato, diciamo, tutto il mondo e come nel gioco stesso l'età napoleonica vede un gran cambiamento pazzesco nella mappa, perché esisteranno le coalizioni per sconfiggere Napoleone, tipo l'Austria, l'Inghilterra, e l'obiettivo di Napoleone stesso, diciamo, è avere la meglio su queste popolazioni, perché ci saranno le campagne in Italia, dove Napoleone dovrà sottomettere buona parte dell'Italia stessa, il Piemonte, si vedeva anche la battaglia di Torino. E inoltre tanto altro come la Lombardia e fino al sud Italia che poi verrà diviso in tutto il resto. Poi ci saranno anche le campagne d'Egitto. Le quali campagne d'Egitto bisognerà sottomettere parecchi paesi arabi, come anche l'Egitto stesso, e si accederà ad una parte della Turchia, si accederà anche alla parte dell'isola di Cipro che dovremo sottometterla e scacciare dagli inglesi. Insomma, diciamo che è un gioco veramente che va a campagne, un turno è diviso in stagioni e quindi è molto anche interessante lo spostamento di un personaggio perché in base alle condizioni climatiche l'esercito può subire dei deterioramenti, per esempio in Africa se ci sono le folate di vento il deserto può nuocere alla salute oppure per quanto riguarda la neve può decimare l'esercito, insomma c'è da dire che è molto realistico. Come in ROM 2 Total War, se voi magari l'aveste notato, c'è anche da dire che queste cose sono mantenute e sono addirittura migliorate. Quindi, per dire, la Sega ha pubblicato veramente un gioco stupendo di cui ne vado fiero di possedere. Adesso vi mostro l'Imperial Edition. Questa è la scatola con questo è un generale francese. Aprendo la scatola, troviamo al suo interno, oltre al libretto, qua vabbè, c'è dentro anche il codice del reggimento d'élite, vabbè, anche se voi effettivamente vedete il codice non potete attivarlo perché l'ho già attivato. Questo è il libretto. E qua troviamo, se vediamo un po', i dischi di installazione, perché sono effettivamente due dischi di installazione, quindi un gioco molto bello grosso, ragazzi, quindi dovete sicuramente avere un PC molto molto potente. Vedete? Questi sono dei personaggi da sbloccare. Vedete? Personaggi per esempio dell'Austria, della Gran Bretagna, gli Ussari, reggimento personale dell'imperatore austriaco, battaglione granatieri della Prussia orientale e reggimenti della Francia stessa, lancieri e gli Ulani di Brangiburgo, che sono prussiani ovviamente. Quindi che dire ragazzi, proprio un'elite della Madonna, anche perché adesso l'Imperial Edition è praticamente introvabile. Inoltre qua è presente anche una bella mappa, dove adesso vi mostrerò tutto con filo e per segno, dove per esempio Napoleone spiega il periodo delle campagne in Italia, spiega il periodo delle campagne europee, perché anche a livello europeo Napoleone si farà sentire, le campagne africane e inoltre ragazzi sarà presente anche un DLC simpatico, la campagna peninsulare, dove effettivamente Napoleone invaderà la Spagna tentando di aggredire le popolazioni della Spagna o il Portogallo stesso. E poi alla fine, fino a giungere, diciamo, alla battaglia di Waterloo che ha caratterizzato la sconfitta di Napoleone, oppure vincere e cambiare le sorti del mondo? Chi lo sa, tutto è nelle nostre mani, ragazzi. Per
Napoleon Total War è un capitolo effettivamente che io ho giocato, stragiocato e appena avrò il PC nuovo ci rigiocherò ancora, perché effettivamente è un capitolo che ho molto gradito e molto piaciuto. Veramente la storia di Napoleone racchiusa nel periodo del 1769 fino al 1821, qua praticamente parla anche dell'infanzia trascorsa in Corsica, di tutto il suo riepilogo di Napoleone, insomma, in un'edizione speciale che è l'Imperial Edition. Ragazzi, spero un domani di accontentarvi con un gameplay, perché è un gioco che secondo me merita Napoleon Total War. Specialmente poi, ragazzi, l'Imperial Edition è un gioco veramente unico nel suo genere che ha appassionato molta gente, di cui il sottoscritto. Questo è Napoleon Total War, spero che questo video sia stato di vostro gradimento e ci vedremo ovviamente nel prossimo. Ciao a tutti!